Stasera abbiamo una grande occasione, siamo un punto sotto la Roma e quindi operazione sorpasso dalla Casa Bianconera, Juventus Roma, dirige l'orchestra il maestro Andrea Pirlo, le scelte sono fatte, non si torna indietro, a casa restano Dybala e Ramsey, squalificato Bentancur, diffidati sono Danilo e Rabiot, i nostri avversari, la Roma, il nuovo direttore Tiago Pinto, 36 anni, ex Benfica, ordina disciplina, rientra a caso Dzeko ma senza fascia, dopo il derby perso, il caso delle sei sostituzioni e l'eliminazione in Coppa Italia, ritorna El Shaarawy ma ancora non disponibile. La Roma non ha mai vinto uno scontro diretto, ci è andata vicino nella partita di andata ma era un'altra Roma e soprattutto era un'altra Juve. 173 presenze e precedenti in Serie A per questa partita, 82 le nostre vittorie, 50 pareggi, 41 le sconfitte. A parte una sconfitta allo Stadium, le altre le abbiamo portate a casa tutte, partiti fino alla fine del primo tempo, forza Juve. Fino alla fine i ragazzi devono cercare il gol a partire dalla prima azione che andranno ad impostare. Per il momento è la Roma con Spinazzola. No, non arrivo. Spinazzola. Si gioca aperti da una parte e dall'altra. Tutte e due le squadre cercano di andare alla vittoria in questa partita. Quindi potremo vedere un bel match. Attenzione, Alessandro. Si fa tutta la fascia, arriva a chiuderlo Cristante, si ferma Alessandro. Poi va via, bene, sguscia da Cristante, entra in area di rigore, buono l'assist per Ronaldo al limite, il sinistro, gol, 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 gol! Sì! Juve 1, Roma 0, il minuto, il numero 12, il gol è di Cristiano Ronaldo! 1-0, Cristiano Ronaldo, 1-0, Cristiano Ronaldo, 763 gol da professionista. Ma grande azione di Alessandro che è sgusciato via a Cristante, poi l'assist di Morata per Ronaldo, la tocca con il destro, la caccia col sinistro, alle spalle del portiere, Juventus 1, Roma 0, Cristiano Ronaldo. Cominciamo bene questa partita. Attenzione ai blocchi ragazzi. Parte il cross sul primo palo, stacca McKennie. Poi ancora la Roma che la mette in mezzo. Prova ad allontanare la Juventus, pallone che rimane lì. Colpo di testa di Rabiot, colpo di testa di Chiellini. Ma ancora la Roma che lo prende al limite della rigore. Cerca la conclusione col destro, Cristante. Mamma mia. Palla che esce vicinissima al 7. Va al solito recupero Chiesa, lo affronta Spinazzola, gli porta via benissimo il pallone Federico, che allora cerca il contrattacco ma non ha nessuno nella metà campo della Roma, allora riparte da Artur. Artur inseguito da Veretout, non glielo togli il pallone ad Artur. Morata, c'è McKennie in posizione da centrattacco, arriva anche Ronaldo, attenzione Morata, Morata la mette in area proprio per Cristiano, Cristiano sinistro, destro, palla deviata, traversa, poi il pallone che esce dalla linea, grande palla gol per la Juve sul raddoppio, siamo ancora in area di rigore, attenzione non è finita, Alessandro sbatte sui Bagnez, corner per la Juve. Palla alta al centro, la deviazione con rischio che va ancora a mettere il pallone in out, ricomincia dalla sua difesa Paolo Lopez. Villar. Ibañez, Mancini, Viara, lo segue Morata con fallo, dice l'arbitro, che fischia il calcio di punizione per la Roma. Già battuto, attenzione, voleva prenderci di sorpresa ma abbiamo avuto la meglio noi, allora Morata fa viaggiare con il tocco sotto Cristiano, Cristiano entra in area di rigore, tiro di destro, la parata, poi arriva McKennie, spazza tutto vicino al dischetto Ibañez, altra palla gol per la Juve. Veretout, il cross, attenzione, esce sul posto fermo Szczęsny con quantoni altissimi,
a impedire un colpo di testa dietro le sue spalle. Siamo nel primo minuto di recupero. Mette giù il pallone Szczęsny. Non c'è più tempo, arriva uno e arriva due. Il duplice fischio del signor Orsato a mandare momentaneamente le squadre negli spogliatoi. Juventus 1, Roma 0, il gol è di Cristiano Ronaldo. Ci risentiamo per i secondi 45 minuti della partita. Karsdorp, Cristante, prova a raddoppiarlo Alexandro, tiene il pallone a Roma con Majoral, attenzione Mkhitaryan, sono arrivati vicino alla nostra area di rigore, il sinistro di Mkhitaryan, sbatte sul corpo di Danilo, rimane in campo, attenzione non è finita Spinazzola. Spinazzola dietro per Mkhitaryan che se la porta sul destro, altra conclusione centrale con i guantoni, la fa sbattere a terra Szczęsny. Entriamo nel clou della partita, 65 minuti, Juve avanti per un gol a 0 sulla Roma. Cuadrado a destra in fascia, Kulusevski in attacco con Ronaldo. Vediamo se riusciamo a sfruttare la loro velocità per il contropiede. Fischia l'abito, punizione per la Roma. Mucchio in area di rigore, attenzione alla battuta abbastanza veloce, esce con i pugni in tuffo Szczęsny da lontana. Fallo laterale per la Roma che rimane in zona d'attacco. L'arbitro fischia, siamo ancora in 10 momentaneamente. Fallo laterale lungo, stacca Ronaldo, lì però ci sono solo le maglie della Roma. Mancini, palla verticale, prova il tiro di prima battuta al volo dal limite, attenzione Perez, palla che scende però al centro della porta. Rabiot, Chiellini, Bonucci. La Juve cerca in tutti i modi di fare uscire dalle linee la Roma ma non ci riesce, la Roma è molto attenta, poi sbaglia questo passaggio, attenzione Rabiot, l'appoggia Kulusevski, Chiesa che si è portato a sinistra, poi va a destra da Cuadrado. Cuadrado la mette bene per Kulusevski davanti al portiere sull'uscita, porta vuota, tiro, gol, 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 gol! La Juve in gol, al raddoppio che vuole chiudere la partita, vanno tutti a felicitarsi con Dejan Kulusevski, autore di questa azione ficcante dentro l'area. Rivediamo Cuadrado, Kulusevski in posizione regolare, poi Ronaldo anticipato a porta vuota avrebbe spinto il pallone ma non c'è bisogno perché la Roma ci concede l'autogol con Ibáñez. Juventus 2, Roma 0. Adesso siamo in una buona posizione. Perez attaccato da Chiesa, Ibáñez, Mkhitaryan, palla dentro per Dzeko, Bonucci lo porta fuori dall'area di rigore, poi cerca la deviazione Leo ma il pallone rimane in campo ancora per la Roma. Mkhitaryan al limite, attenzione, scambio che riesce, tiro di Mkhitaryan, ribattuto, poi altro tiro che finisce alto da parte di Veretout. Chiede a destra il pallone, si sbraccia Perez, la Roma lo fa arrivare con calma, eccolo lì. Mancini, Mancini aggredito, tiene bene il pallone, si gira Mancini, poi attacca il campo. Libero a sinistra Spinazzola, se la giusta prima di crossare, attenzione, stava per uscire Szczęsny ma non c'è bisogno perché viene anticipato. Perez finge il cross, raddoppiato, va all'indietro. Mancini. Veretout. Kumbulla. Sale il difensore della Roma, poi lascia Diawara, attenzione. Tutto buono, si prosegue, possiamo andare in contropiede. Kulusevski, peccato, c'era Ronaldo dall'altra parte. Palla riconquistata dalla Roma, occhio ragazzi, occhio, retrocedere. Prova il tiro Spinazzola dal limite, centrale, basso, rasoterra, debole, si accartoccia Szczęsny, la fa sua. Demiral, Cuadrado, ancora Demiral, De Ligt, Szczęsny, 10 secondi al termine. De Ligt, 5 secondi,
Arriva uno, arriva due e arriva tre. Il triplice fischio del signor Rossato manda definitivamente le squadre negli spogliatoi. Operazione sorpasso riuscita. La Roma perde in casa della Juventus. I nostri gol sono di Cristiano Ronaldo e l'autogol di Ibañez. E dunque la Juventus cavalca la Roma e va al terzo posto della classifica di Serie A. È tutto dall'Allianz Stadium questa sera. Un saluto da parte di Claudio Zuliani. L'appuntamento è martedì sempre allo Stadium per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Fino alla fine, forza Juve in gol.